Sabato 28 febbraio, presso la biblioteca Bobbato, nella Galleria dei Fonditori di Pesaro, il sito policity.it, in collaborazione con il Consiglio Provinciale dei Giovani Eletti e Generazioni Moderne, ha organizzato l'incontro pubblico sul giornalismo online, esperienze a confronto. Abbiamo intervistato Federico Scaramucci, il Presidente del Consiglio dei Giovani Eletti, e il direttore del portale policity.it, Pierpaolo Bellucci. Le ascoltiamo a partire da Scaramucci. È stata un'iniziativa molto bella, molto partecipata, tra l'altro abbiamo potuto vedere e sentire anche l'esperienza di giovani provenienti da varie realtà, sia partitiche ma anche realtà di informazioni, realtà politiche, realtà personali che appunto utilizzano lo strumento del web per poter comunicare in maniera più integrata. Noi come Consiglio dei Giovani appunto abbiamo sposato queste iniziative realizzate da Policity perché appunto crediamo che sia un momento importante adesso promuovere questo tipo di informazione, un'informazione sicuramente più libera, però come anche ha detto il giornalista Vincenzo Varagone che è stato presente oggi, un'informazione che deve anche supportare ed aiutare ad un consumo più critico anche diciamo, di quello che sono i mezzi di comunicazione, perché sono tutti buoni e utili, basta saperli comunque anche utilizzare bene. Quindi questa sera è stata un'iniziativa molto bella, molto importante e noi tra l'altro come Consiglio di Regione abbiamo già investito tempo in questo campo anche con diciamo, la promozione degli strumenti delle web TV e stiamo lavorando infatti a un progetto europeo appunto, che si chiama appunto Euro Pocket TV, è una web TV già presente in 3 lingue e stiamo cercando di poter realizzare anche la versione italiana per poter avere nel nostro territorio una redazione di giovani e di ragazzi che possono comunicare attraverso questo nuovo strumento e promuovere tutte quelle che sono le loro iniziative. A Pesaro in provincia sono già numerosi webmaster e bloggers che si sono cimentati nel giornalismo online, con siti dedicati al proprio partito di appartenenza oppure personali, molti dei quali si sono fatti conoscere nell'occasione di oggi. Sì, effettivamente è stata appunto questo un po' il tema, diciamo, della serata, cioè quello di mettere in rete, mettere a confronto tutte queste esperienze. Da questa iniziativa partiamo anche per proporre, e ringraziamo anche proprio per aver dato il via, diciamo, anche a questo tipo di incontri, per proporre un incontro futuro sui propri giovani e il rapporto con la politica e il ricambio generazionale in politica, perché pensiamo che è strettamente connesso anche oggi il rapporto che i giovani hanno con la comunicazione e il rapporto che i giovani hanno con la politica, perché purtroppo la politica in questi anni è stata molto lontana e di conseguenza è aumentata la sfiducia dei giovani nei confronti della politica, perché non avendo la possibilità di conoscere effettivamente di che cosa si occupano e si occupavano gli amministratori, spesso i giovani si sono sentiti mancare la possibilità di dire la loro opinione. Con questi nuovi strumenti invece c'è una possibilità concreta per ognuno di dire quello che pensa in maniera appunto rispettosa e democratica e soprattutto anche libera diciamo da ogni retaggio ecco, del passato. Punto di riferimento di tutte le esperienze appena dette è proprio il portale dedicato all'informazione alla politica locale, policity.it, il direttore Pierpaolo Bellucci. Ma Policity da ormai 4-5 mesi è il punto di riferimento della politica pesarese. Questo non lo dico per farmi pubblicità, non lo dico per vantarmi, in quanto comunque si tratta di un'esperienza in continuo divenire. L'idea di mettere in rete, appunto nel convegno di oggi pomeriggio, tutti i vari blog di carattere partitico, politico, amministrativo, nasce proprio dalla necessità di creare uno scenario bipartisan, completamente, diciamo, dominato dalla presenza dei cittadini, i quali si fanno primattori nella vita politica. Policity è un sito rintracciabile sul web all'indirizzo www.policity.it con la y finale.it, online dal 3 novembre, che è aggiornato quotidianamente con tutti i comunicati stampa delle pubbliche amministrazioni e gli interventi dei singoli esponenti politici. Si possono commentare dei sondaggi, si possono scaricare dei materiali. Già, diciamo, il bacino d'utenza è abbastanza buono, circa 200 contatti al giorno, che fanno ben sperare, soprattutto nei prossimi mesi di campagna elettorale. Ma Pesaro chiaramente non è solo Policity, ci sono anche i siti internet dei quotidiani locali, così come interessanti esperienze di blog e siti di informazione che oggi abbiamo presentato. Mi viene in mente il sito di spettatorimaipiù.it, così come il sito di Pesaro Sport per andare nell'ambito sportivo, oppure Controtempo per parlare di eventi culturali.
Ma anche i blog partitici, oggi hanno preso la parola i giovani azzurri, hanno preso la parola i giovani comunisti, hanno preso la parola diversi esponenti del Partito Democratico, quindi una realtà vasta che sicuramente non può che crescere visti i tempi che corrono. Diciamo, in tutta questa pluralità di informazione può esserci il rischio che l'informazione, per così dire, sfugga al controllo. In Policity questo non succede, perché comunque dietro tutti possono, tra virgolette, dire la loro, ma c'è la professionalità di chi lo fa proprio di mestiere. Ma uno dei punti cardine della filosofia di Policity è appunto la par condicio. Tutti possono esprimere il loro parere, gli interventi vengono pubblicati tali e quali, sì, a volte do una guardata all'ortografia per una questione di leggibilità. Ma non esistono stralci, e soprattutto la mia opinione politica, che comunque in quanto cittadino c'è comunque, non viene assolutamente manifestata all'interno degli interventi o degli articoli, ma solo in alcune rubriche chiaramente chiamate punto e a capo, quindi chiaramente rintracciabili, che escono settimanalmente o quindicinalmente a seconda dei miei impegni personali. Quindi un blog, diciamo, alla pari, in cui tutti possono confrontarsi con le fonti della vita politica locale.